Buongiorno. Dovrebbe essere partito. Bene, lo streaming è partito, quindi Giordano, sei in sostituzione di qualcuno? Su delega di No, qualcuno? presidente presente, non componente. Buongiorno. Va bene, benvenuto comunque. Allora, io Sono faccio. presente. Sì, ho visto, comincio a fare l'appello. Nomino chi non ho visto in video, gli altri li ho già segnati sul foglio. Quindi Costantini, non ho ancora visto, Arturo Baglivo, Marco Giannotta, poi Giulio Mele, Giovanni Occhineri, Orlando, Emanuele Orlando. Pierpaolo Patti, Adriana Poli Bortone, Scorrano invece l'ho visto ora, Sì, presente. e Gigi Valente. Presidente ha chiamato solo gli assenti, non ho capito. Ho chiamato solo gli assenti, sì, Va come bene, va bene, va gli altri si bene, vedono in video e non c'è problema. grazie. Dobbiamo aspettare ancora qualche istante per l'assessore, intanto lo sollecito. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno, grande avvocato. Ciao Luciano. Ne ho provato a chiamare, però non mi risponde. Spero non abbia problemi di collegamento, che spesso accade purtroppo. In ogni caso, oggi dovremo valutare i dati relativi alla permessi che sono stati concessi secondo il nuovo regolamento della ZTL. Sono stati presentati alcuni giorni fa in conferenza stampa. Sono abbastanza interessanti e anche dettagliati. E quindi insomma, ho pensato ovviamente di parlarne subito in commissione per un'analisi anche più approfondita e per una discussione ed un confronto su questi dati. Però ci manca l'assessore. Io ho i dati, ma perché ho ritirato il foglio lì, no, durante la conferenza stampa, però è bene che li esprima l'assessore. E vedo Adriana Poli Bortone, che quindi segno presente. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco l'assessore. Lo vedo. Si sta connettendo l'audio. Bene. Buongiorno assessore. Ho Buongiorno a tutti. introdotto già la seduta, abbiamo fatto l'appello e aspettavamo solo te, per cui siamo pronti ad ascoltarti, ad ascoltare, la relazione che ci farai sui dati per quanto riguarda i permessi relativi alla ZTL, quindi un po' la situazione, diciamo lo stato dell'arte. Non so se hai delle slide da presentare o se fai soltanto una relazione a voce. No, le slide da presentare non le ho a disposizione. Faccio una breve introduzione. Faccio un po' di
un pochettino quella che è stata la presentazione dei dati che ho fatto la scorsa settimana in conferenza stampa, e salvo poi lasciare la parola. Devi parlare al microfono più da vicino, Marco, non ti sentiamo bene. Mi sentite adesso? Sì, sì, devi guardare il microfono. Anche lei, buongiorno, Presidente, si avvicina al microfono quando parla. Sì, come sempre. Avete come sempre. Hai ragione. Okay. Allora, i dati sulla ZTL al 30 di giugno sono i seguenti. Diciamo che i dati più significativi sono quelli che riguardano i pass permanenti. Diciamo, io farei un calcolo aggregato di questi dati, non andando a soffermarmi più di tanto sui permessi provvisori o con fascia oraria, perché viene da sé, è naturale, lo avevamo già detto in più di un'occasione, che quei pass molto probabilmente i provvisori sarebbero aumentati per il semplice fatto che alcune categorie di lavoratori avevano già la possibilità di richiedere un pass, ma con i vecchi orari della ZTL non se ne rendeva necessario e quindi non lo richiedevano. Penso ai tanti artigiani, l'articolo 10 che consente il libero accesso alla ZTL dalle 7 alle 19, quindi ai mantertori, idraulici, elettricisti, falegnani. Questo pass è stato replicato, era lo stesso, soltanto che prima non veniva richiesto. Oggi con stupore, diciamo, l'artigiano comprende che non ha nessuna limitazione per poter espletare il suo lavoro e quindi intervenire nella ZTL. Per quanto riguarda invece i pass permanenti, quelli con sosta, il calcolo, diciamo, aggregato parlava di circa 3.200 pass, che erano i proprietari residenti, i proprietari non residenti e gli affittuari. Questi numeri sono stati praticamente dimezzati, siamo a circa 1.600 fra residenti e dimoranti, quindi una riduzione del 50%. Ora, tenendo presente che noi prima avevamo 2.400 pass residenti, ora e coprivano il 96% dei possessori di due pass auto, e oggi siamo a 1.400, la riduzione di 1.000 pass rappresenta certamente un'anomalia, un dato che va guardato con molta attenzione, perché ora o ci sono 1.000 persone che hanno dimenticato di fare il rinnovo, e questo non mi sembra plausibile, in quanto le domande dopo il 30 di giugno, cioè degli ultimi ritardatari, sono veramente di poche decine, oppure c'era sicuramente un'anomalia. E da qui la scelta, la conferma che la scelta di fare un reset è stata una scelta azzeccata, perché nel primo anno in assessorato avevamo fatto un controllo puntuale sui pass A28, che era il vecchio calderone dove venivano inseriti tutti i veicoli esenti, e avevamo già tolto più di qualche pass perché non vi erano i requisiti, e avevamo riscontrato molto spesso anche dei piccoli errori, io li considero errori, magari a volte nell'inserimento dei dati c'era un codice fiscale che aveva una lettera differente. Quindi il database non riusciva ad aiutarci per avere un controllo preciso e puntuale. Adesso con il reset noi riusciamo a verificare che ci siano tutti i requisiti e siamo molto attenti che la documentazione presentata sia corretta e puntuale, e quindi abbiamo avuto questo numero che è molto significativo. Allo stesso modo, un altro numero significativo è quello del pass con posto auto. Noi avevamo soltanto 67 pass col posto auto,
naturalmente non, anche in quel caso non vi era la necessità di richiedere un pass per possessore posto auto, in quanto non c'erano limitazioni, e quindi perché andare ad occupare il mio garage se potevo parcheggiare tranquillamente con la sosta su strada. Oggi questa tipologia di pass, che è differenziata fra i proprietari residenti con posto auto e i non residenti ma proprietari all'interno della ZTL di un posto auto, è passato da 67 a circa 260. Quindi anche questo dato è significativo del fatto che chi aveva la terza auto ora ha dovuto dichiarare che è in possesso di un posto auto. E grazie al regolamento che chiede appunto la presentazione di una planimetria catastale, anche in questo caso noi sappiamo che sono dei posti auto reali e non dei posti auto, delle dichiarazioni magari con i dati catastali, ma quindi possiamo certificare che siano realmente dei posti auto. Quindi questi qua sono i due dati più importanti. Poi, ripeto, il resto si continua a lavorare con l'emissione dei pass occasionali che non mettono in difficoltà chi ha la necessità di entrare per degli interventi appunto sporadici e occasionali. E come vi dicevo, invece, le altre categorie per il carico e scarico stanno, diciamo, facendo le regolari richieste, e comunque sono dei numeri che sono assolutamente, diciamo, allineati e congrui con quella che era, diciamo, la previsione iniziale. Io al momento, Presidente, forse mi fermerei qui in modo da lasciare la parola al dibattito ai colleghi consiglieri. Va bene, grazie Assessore per la illustrazione. Chiedo ai commissari. Sì, ho visto già, ve l'ho messo in chat, vi ho visti e vi ho registrati. Sia Costantini che Occhinelli, che Mele, che Giannotta. E quindi niente, apriamo la discussione su questi dati. Se volete anche fare altre domande e avere altri approfondimenti, ovviamente l'assessore ritengo sia disponibile. Allora, io vedo, aspettate che guardo un po' tutti i luoghi di prenotazione. Ci ho prenotati Andrea Prasquini, Antonio Rotondo, Giampaolo Scorrano e Gianmaria Greco. Non so bene l'ordine, allora io ne prendo uno dalla piattaforma, quindi Andrea Pasquino per primo, poi prenderò uno degli alzati di mano, poi prenderò Rotondo, eccetera. Vabbè, tanto abbiamo tutto il tempo per parlare. Prego Andrea. Sì, grazie Presidente. Due piccoli chiarimenti vorrei sapere. Allora, in commissione controllo, lei Presidente aveva dichiarato che la validità dei pass era di 5 anni e aveva anche preso l'impegno di verificare e che aderiva anche a questa, diciamo, a questa impostazione. Da quello che mi risulta, i pass rilasciati hanno validità 2 anni, quindi vorrei una chiarificazione sia da parte sua sia da parte dell'assessore, in modo così anche chi ci ascolta ha una visione più chiara, perché non risulta neanche chiaro a voi. E una seconda considerazione, noi abbiamo accolto le istanze dei residenti, dei commercianti e dell'attività professionale, e abbiamo protocollato già da un bel po' una serie di emendamenti dei quali non ne vediamo luce. Vorrei capire per quale motivo, se è intenzione rimandare a settembre, quindi perdere tempo, cioè non si sta capendo perché un iter abbastanza semplice sta trovando tutti questi intoppi. Vorrei capire se un problema è amministrativo, quindi di uffici, e quindi invito l'assessore a farsi portavoce e risolvere la problematica, se ha dei problemi all'interno dell'ufficio, anche se
non penso che sia questo il problema, oppure un problema piuttosto politico che c'è interesse a rinviare la discussione di questi emendamenti. Grazie Presidente. Bene, io direi facciamo le domande, ecco, magari forse in questa prima fase può essere utile limitarsi alle domande in modo tale da avere più chiaro il quadro e poi magari rinviare a dopo i commenti, però fate come volete, voglio dire, ognuno ovviamente è libero di intervenire. È importante, Presidente, che abbiamo delle risposte chiare, abbiamo risposto alle domande. Invito l'assessore a prendere appunti. Presidente, se vuole possiamo ogni tre interventi dare le risposte. Facciamo così, sì, per non diventare troppo lungo. Quindi Giampaolo Scorrano, poi Rotundo, poi Greco. Sì, grazie Presidente. Io... Vai Giampaolo. Sì, io sarò velocissimo. È una domanda relativa a un dato che vorrei sapere. Gradirei dall'assessore una risposta precisa, se è in grado di darmela. Vorrei sapere se tutti i politici, quindi assessori e consiglieri, hanno restituito il loro pass della ZTL, e vorrei una risposta precisa, e oltre ad aver restituito il pass ZTL, se le targhe sono state eliminate dal database, e vorrei una risposta precisa, cioè se me la sa dare con precisione, va bene, altrimenti evitasse di darmela. Grazie. Grazie Giampaolo. Antonio Rotundo. No, io voglio fare una considerazione e voglio dire, e colgo l'occasione della presenza di Marco De Mattesi per dire che sulla base dei dati che oggi ci ha offerto, che erano stati già illustrati, noi possiamo, a ragion veduta, dire che le scelte compiute dal Consiglio Comunale sono andate nella giusta direzione, nel senso che il Consiglio Comunale, quando ha messo mano alla riscrittura del regolamento, si era dato un obiettivo sulla base di dati, sulla base di una realtà di fatto, che era una realtà di disordine, era una realtà di inquinamento, era una realtà nella quale per primo chi il centro storico lo vive, a cominciare da residenti, chiedeva che si operasse, diciamo così, una svolta. Io non ho difficoltà a dire che oggi, sulla base dei dati che l'assessore ci ha confermato stamattina in commissione, noi siamo davanti ad una svolta significativa, perché chi come me viene, diciamo, da lontano, nel senso, diciamo, sa bene che noi siamo passati da un disordine totale di qualche anno fa, dei 15.000-17.000 passi, ad un lavoro via via cominciato con la seconda giunta Perrone, che ha fatto il primo regolamento, e soprattutto alla giunta Saldemini, al lavoro fatto per ultimo in Consiglio Comunale. Io ritengo che su questo dovremmo tutti convenire, riconoscere che c'era necessità di intervenire. I dati che i nostri consulenti, i consulenti dell'assessorato, ci portarono in occasione della riflessione che il Consiglio Comunale sviluppò, erano drammatici da questo punto di vista. Io lo ricordo a me stesso: nel trimestre ottobre-dicembre 2019, dai varchi di accesso alla ZTL sono stati censiti 660.000 attraversamenti. Quindi questo dato chiedeva all'organo politico, amministrativo, al Consiglio Comunale, di adottare scelte anche nette, anche forti. E il Consiglio Comunale le ha fatte. Ora, io considero, ed è, diciamo, la valutazione che vorrei condividere con l'assessore, che davanti ai dati che lui ci ha dato, certamente non lo so, esisterà, non esisterà quella che lui ha chiamato anomalia, ma al di là di questo, se c'è stata o c'è un'anomalia, diciamo,
credo che il dato nudo e crudo parli da solo. Cioè, lui conferma i dati che noi siamo, per quanto riguarda i permessi permanenti con sosta, di fatto ad un dimezzamento delle autorizzazioni, dei pass. E quindi da questo punto di vista, diciamo così, si tratta di una scelta chiara, netta, forte, che già, come è stato detto, si può già toccare con mano una nuova qualità e vivibilità del centro storico che oggi, come si dice, respira meglio. Ora io voglio chiedere all'assessore, visto che partiamo da questo giudizio positivo, io vedo anche una sua dichiarazione che dice giustamente tutto è perfettibile, il regolamento non è la Bibbia, noi possiamo anche, diciamo, riflettere. Io credo che sulla base di questi dati noi possiamo riflettere come commissione, come maggioranza, come intero consiglio comunale, ma io credo che la maggioranza abbia un dovere preliminare di verificare una sintesi, se alcune istanze che vengono riproposte da parte dei residenti, io parlo soprattutto dei residenti del centro storico, non delle altre categorie, se oggi a partire da questi dati noi non possiamo immediatamente dopo la pausa estiva avviare una riflessione che si confronta e cerca di dare qualche risposta a quello che è un disagio che viene ancora manifestato da parte, diciamo così, di alcune situazioni che noi dobbiamo valutare se meritano, e alcune di quelle secondo me meritano di essere, diciamo, di essere assunte. Quindi io voglio chiedere a l'assessore De Mattesi se come assessorato, ma io aggiungerei come maggioranza o come rappresentanza del Consiglio Comunale, noi non possiamo e non condividiamo un percorso che dopo la pausa estiva noi abbiamo una riflessione partendo da questi dati per un confronto con il comitato del centro storico e per valutare le proposte che loro avanzano e capire se e quali di quelle proposte possono essere da noi assunte, che, e chiudo, non stravolgono, questo mi pare doverlo sottolineare, il lavoro fatto. Cioè il lavoro fatto è lì, è un buon lavoro, si tratta di completare questo buon lavoro raccogliendo quelle che possono essere valutate dal Consiglio Comunale come meritevoli di essere ascoltate. Grazie, scusate per la lunghezza. Grazie, consigliere Rotundo. Io darei la parola adesso a Gianmaria Greco e poi di nuovo all'assessore per le prime repliche. Prego, Gianmaria. Grazie, Presidente. Io i numeri li conoscevo perché ho partecipato alla conferenza stampa, quindi ho avuto, diciamo, modo di apprendere sin da subito quelle che erano le risultanze della prima fase. In merito alla riduzione dei pass, era quasi scontato che a seguito delle misure adottate ci fosse una riduzione sostanziale, ma del resto tutto è determinato dalla visione che hai, tutto è determinato dalle decisioni che assumi. Se ambisci alla blindatura ne avrai ancora meno pass, se ambisci alla desertificazione non ce ne sarà nessuno. È chiaro che è tutta una conseguenza delle decisioni e delle visioni che l'amministrazione ha deciso di adottare. Io ritengo che una semplice classifica di aumento, riduzione, non sia sufficiente a garantire, diciamo, quella che è stata considerata un eccesso di entusiasmo, una rivoluzione. Io ritengo che la rivoluzione sarà compiuta nel momento in cui si raggiungerà un equilibrio armonico fra quelli che sono gli elementi essenziali, gli obiettivi essenziali da raggiungere, ovvero la vivibilità, la sostenibilità e la funzionalità. In merito alla vivibilità, non mi pare di vedere troppi residenti entusiasti.
in merito alla funzionalità ci sono diversi limiti che per fortuna possono essere anche rivisti, ma ad oggi ci sono. Parlo in particolar modo della tutela del lavoro. Tutti sappiamo che in questa fase, tutti lo dicono, tutti lo auspicano, di pari passo all'emergenza sanitaria abbiamo un'emergenza economica. Questo è un dato nazionale, se non internazionale. Il regolamento non tutela il lavoro, non tutela l'economia, non tutela i titolari di attività, non tutela altre categorie. Noi, come diceva prima il consigliere Pasquino, in data 28 maggio abbiamo presentato una proposta di modifica per tutelare gli studi professionali, che oggi sono pesantemente penalizzati dal regolamento. E in questi giorni, queste settimane, ho avuto modo di interloquire con diversi professionisti che sono in una situazione di grande disagio, ma da quanto ci risulta sono intervenuti anche gli ordini, chi per iscritto come il mio, degli avvocati, chi diciamo in maniera più ufficiosa, però c'è un problema legato alle attività professionali che sono praticamente rimaste senza alcun tipo di pass, creando i disagi che ciò comporta in termini e di organizzazione della struttura lavorativa e di rapporto con la clientela. Dopo un determinato orario il cliente ha difficoltà a entrare nella ZTL, nell'area del perimetro della ZTL, e quindi anche nello studio del professionista che si trova in questo perimetro. Vado avanti, carico e scarico, ci sono delle attività che lamentano difficoltà logistiche, due su tutte, i panifici, le edicole, dicevano che l'orario previsto per il carico e scarico non è funzionale alle loro esigenze. Vado oltre, qualche giorno fa mi sono ritrovato a comprare in un negozio del centro storico dove sono cliente da anni e il titolare mi diceva, sono profondamente a disagio perché nel periodo estivo tendo a chiudere più tardi, infatti erano già le 8 inoltrate, e abbiamo chiesto di estendere il prolungamento fino al termine della chiusura delle attività, ci hanno risposto di no e noi ci ritroviamo con una porzione scoperta che in qualche modo ci danneggia. Vado ancora oltre. Ne hanno parlato in conferenza stampa gli stessi giornalisti. I giornalisti hanno paventato un disagio, sono in difficoltà perché il loro lavoro non conosce soste, non conosce orari, fanno servizi a tutte le ore. Qualcuno ha manifestato ufficialmente perplessità, qualcun altro magari è in attesa di determinazioni e di modifiche, però anche loro sono in forte difficoltà. Ora, tutto questo per dire, non ho la consapevolezza di alcuni colleghi di maggioranza nel dire ok, va tutto bene, sistemiamo un po' così va meglio. Secondo me non va tutto bene. Secondo me ci sono porzioni importanti di segmenti importanti di soggetti interlocutori del centro storico che sono penalizzati ed è nostro dovere del Consiglio Comunale intervenire al fine di non penalizzare nessuno, né per aspetti ideologici, né per aspetti politici, né per aspetti amministrativi, partendo dalla tutela del lavoro, finendo ai residenti, finendo agli avventori. Se questo deve comportare un aumento delle erogazioni, delle concessioni del pass, ben venga. Noi oggi abbiamo il dovere morale e politico di non penalizzare nessuno. Grazie. Grazie consigliere. Allora, prima di dare la parola a Gabriele Molendini, facciamo intervenire l'assessore che aveva chiesto di rispondere a un po' di domande. Io intanto, prima di dare la parola a lui,
Rispondo a Andrea Pasquino che diceva che in commissione avevo detto che il regolamento parla di concessione di pass permanenti fino a 5 anni, e lo confermo perché il regolamento dice questo. Io sono un semplice consigliere, non prendo decisioni amministrative, per cui io in commissione ho esplicitato quello che era il contenuto del regolamento che il Consiglio Comunale ha approvato, che parla di pass fino a 5 anni. Ora l'assessore darà una risposta in merito alle concessioni che sono state fatte per 2 anni e non per 5. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, sì, partiamo dalle richieste del consigliere Pasquino. Il regolamento prevede che i pass possano essere rilasciati fino a un massimo di 5 anni. Noi con la pubblicazione della tabella attuativa, in cui poi abbiamo confermato il perimetro della ZTL e disciplinato sia le tariffe che la validità, abbiamo optato per questa scelta di 2 anni, una scelta coerente e lineare per tutte le tipologie di pass. Ad esempio le attività di carico e scarico piuttosto che gli artigiani o la logistica avevano il pass annuale, quindi ogni anno lo dovevamo rinnovare. Abbiamo optato per questa scelta intermedia e portare a lineare tutti i titoli autorizzativi a due anni. Quindi questa è stata la valutazione che è stata fatta dall'assessorato coordinato dagli uffici. Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati, sì, il primo in data 28 maggio, e poi erano stati preannunciati in commissione che sarebbero arrivati altri emendamenti, come di fatto sono arrivati forse credo ai primi di luglio, se non mi sbaglio. Abbiamo atteso un attimino che arrivassero gli altri emendamenti per poter fare una delibera unica, che è stata già predisposta dal dirigente comandante Zaccheo. Me l'aveva sottoposta anche l'altro giorno, perché poi c'erano dei pareri tecnici da rilasciare, ma naturalmente, come ho rappresentato al comandante, avendo letto gli emendamenti, diciamo, gli emendamenti vertono più su una scelta politica più che tecnica, quindi non c'erano, diciamo, grosse problematiche legate alla valutazione tecnica, se non forse soltanto per uno che al momento adesso non ricordo, e quindi la delibera credo che verrà depositata a breve per la discussione in commissione, ma non c'è nessuna voglia o volontà di rallentare l'azione dei consiglieri comunali, fermo restando che molti emendamenti alcuni emendamenti che sono stati presentati di fatto ricalcano, diciamo, il solco di emendamenti già presentati in fase di approvazione del regolamento in data 30 luglio. Se non sono uguali, diciamo, più o meno comunque le tematiche sono le stesse. Per quanto riguarda le domande del consigliere Scorrano, allora devo chiedere innanzitutto quanti amministratori eventualmente hanno restituito il pass, fermo restando che al 30 di giugno tutti i pass sono scaduti e quindi non validi. Per quanto riguarda invece la domanda se sono ancora inseriti nel database, noi stiamo lavorando per il passaggio col nuovo software e quindi con la scrematura di tutti i pass esistenti, ancora validi e non validi. Diciamo che entro la fine dell'estate, conto fine agosto e primi di settembre, noi dovremmo aver resettato in maniera completa, precisa e puntuale tutto il database. Ad oggi, assessore, un amministratore che ha il pass blu, che espone il pass blu, viene sanzionato, il pass blu non è più valido. Assessore, è legittimo quindi pensare che esistano amministratori che hanno ancora le targhe inserite nel database piuttosto che altri non ce l'abbiano, così come è legittimo pensare che ci sono amministratori che comunque non hanno restituito il loro pass, così come è stato detto, perché è stato detto chiaro in conferenza stampa: abbiamo tolto, abbiamo fatto. Però io la domanda gliel'ho fatta precisa: sono stati restituiti tutti quanti, e soprattutto ha fatto una verifica se tutte le targhe degli amministratori, dico tutte,
assessori e consiglieri sono state rimosse dal database. Non è una cosa lunga per cui richiede il reset totale. Siamo 32 consiglieri. Possiamo... anche la risposta mi pare che sia stata precisa. È stato detto che... Ho capito perfettamente, consigliere Scorrano. Prendo un impegno di gestire il pass degli amministratori in maniera prioritaria e differente, in modo da eliminarli immediatamente nel database senza dover fare il lavoro complessivo che stiamo facendo. È un impegno che assolutamente posso prendermi. Per quanto riguarda la restituzione, di fatto, questo per precisione, anche ai cittadini residenti che comunque chiedevamo la restituzione, chi per errore non lo ha restituito, essendo il pass totalmente differente, questo pass non serve più, è carta straccia. Uno lo può anche esporre, ma di fatto prende la sanzione, come già avvenuto. E siccome molti residenti comunque per errore, per dimenticanza, per il semplice fatto di aver fatto la domanda tramite PEC e aver ricevuto il nuovo pass tramite mail, magari non sono venuti personalmente a restituirlo, però non è un problema, in quanto è un pass non valido, voglio dire, quindi non agevola l'ingresso per le fotocamere, non agevola la sosta e di fatto è carta straccia. Per quanto riguarda il pass degli amministratori, prendo l'impegno di gestirlo in maniera prioritaria, qualora non fosse già stato fatto dagli uffici. Questo non ci sono assolutamente difficoltà su questo. Grazie per l'impegno. Trasparenza. E poi riferirò alla prossima commissione che avremo su questo punto, che è un punto di trasparenza alla quale ci teniamo tutti quanti, sia come maggioranza che come opposizione. Non ci sono dubbi su questo. Comunque chiedo scusa se mi permetto di intervenire. No, perdonami Luciano, se vuoi intervenire ti metto in lista, c'è prima Gabriele Molini. Non devo fare nessun intervento, volevo soltanto dire che ritengo puerile parlare di questi tipi di argomenti, assessore. Va bene? Perché sta parlando. Prego. Allora, questo è un intervento di amministratori che continuano a detenere il pass, e non ritengo che questo rientri nella deontologia di chi amministra una città come Luciano, la nostra. Luciano, e non come tante altre. A chiudere il microfono, non è corretto nei confronti degli altri consiglieri che si sono prenotati. Va bene, chiudilo pure Ludovico. Prego. Facciamo parlare Molendini, poi avrai il diritto di dire tutto quello che vuoi. Prego, Gabriele. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto volevo complimentarmi con il lavoro fatto dall'assessore e dalla sua struttura. Io ricordo, come già fatto prima di me, Antonio Rotundo, che la storia parte da lontano, parte dal 2013, in cui i pass erano 12.757 per la precisione, e se ne venne conoscenza tramite una richiesta fatta dal loro consigliere Carlo Salvemini, che innescò un processo di revisione a cui dette un pesante impulso anche in termini di indicazione nel 2016, arrivando alla riduzione, al dimezzamento sostanzialmente quasi dei pass. Oggi siamo arrivati a un quarto di quel numero e la strada è sicuramente quella giusta. Io credo che sono d'accordo su quello che dice il consigliere Greco. La scelta sui pass è una scelta di campo, la scelta sulla gestione della ZTL è una scelta di campo, non è una scelta ideologica, è una scelta di politica, perché la politica significa prendere delle decisioni prendere delle decisioni significa aver chiaro cosa si vuole fare per la città, per le politiche della mobilità, per la politica per le politiche urbanistiche. Quindi io concordo totalmente su quanto fatto, il che non significa che non possono essere fatti delle modifiche, degli aggiustamenti, come già ha precisato peraltro l'assessore, tutto è modificabile, tutto è perfettibile. Sono state fatte le ottime scelte, soprattutto ritengo che sia stata decisiva, oltre alla riduzione cospicua del numero dei pass, la scelta di posizionare le nuove telecamere con il monitoraggio delle ingressi e delle uscite. Questo ha consentito
quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, una gestione molto più ordinata, molto più diciamo commisurata a quelli che sono i posti auto nel centro, che sono inferiori a 1000 e che quindi devono dar conto di questa dotazione per poter gestire oculatamente. Non è che si possa prescindere dal dato di realtà. Se ci sono meno di 1000 posti auto, non ha senso fare un numero di pass di gran lunga superiore. Bisogna tendere a razionalizzare, ovviamente i pass hanno diverse funzionalità, ma bisogna tendere a razionalizzare in funzione del dato di realtà. Per questo è stato giusto la politica che ha imposto l'amministrazione e l'assessore De Matteis, la cui logica era di prevedere che il pass fosse concesso a chi ha esigenze legate a trasporti che non a mobilità che si può correttamente effettuare anche con altre modalità. Io il pass non l'ho ritirato, così come non ha ritirato nessuno nel mio gruppo, già neanche nell'altra consigliatura, come molti di noi non hanno già fatto. Ma indipendentemente dalla scelta, oggi tutto è normato. Io credo che sia stata una scelta felice, credo che i cittadini ne stiano dando conto. Decidere e amministrare significa prendere delle decisioni, fare delle scelte. Ovviamente non tutti potranno essere concordi sulle scelte, sia a livello di composizione del Consiglio, ma anche di città, no? Però scegliere comporta delle responsabilità e anche quella che in genere si chiama accountability, cioè la capacità di rendere conto delle scelte fatte. Concludo e dico che rispetto anche alle valutazioni che si faranno nel prosieguo, sia rispetto alle proposte dei consiglieri di minoranza che a parte hanno depositato e in parte depositeranno, e che saranno ovviamente valutate razionalmente con attenzione come tutte, e anche quelle dei residenti verranno tutte valutate con attenzione, senza che il fatto che ci sia un'associazione faccia presumere che quell'associazione abbia la rappresentanza del centro storico, perché così non è, perché associazioni ce ne sono diverse, portatori di interessi ce ne sono diversi, perché il centro storico non ha un'appartenenza, ci sono più portatori di interessi. E sarebbe singolare, come se io dicessi che abito le marine e quindi ho la titolarità esclusiva delle marine. Le marine sono di tutti i cittadini, di tutti i portatori di interesse, e così il centro storico, e così ci sono tante associazioni, tanti portatori di interesse, e tutti verranno ascoltati con intenzione e con cura, perché migliorare è sempre possibile. Grazie. Prendo io la presenza perché consigliere Mola, non so se è tornato. Sì, sono tornato. Grazie Alessandro. Avevo chiesto ad Alessandro di sostituirmi nella presidenza perché avevo avuto un'interruzione della linea internet, poi per fortuna è ritornata. Io mi sono prenotato per parlare perché io penso che i presidenti di commissione non debbano intervenire, come dire, commentando gli interventi degli altri. Purtroppo questo è un costume che spesso accade. Noi dobbiamo avere un ruolo di moderatori e poi di intervenire nel momento in cui, nel dibattito, come tutti gli altri consiglieri. Non siamo diversi dagli altri consiglieri. Quindi io come presidente chiedo adesso la parola. Allora, voglio dire poche cose. Intanto mi è piaciuta, e la vorrei sottolineare, la sottolineatura di Antonio Rotondo sul fatto che il provvedimento del regolamento per l'accesso al CDL è un provvedimento del Consiglio Comunale, non è della sola giunta, non è del solo sindaco, del solo assessore, nel senso che c'è stata una lunga riflessione, una lunga discussione intorno, anche nella città, intorno, che è durata mesi, intorno al tema, e il Consiglio Comunale, la maggioranza del Consiglio Comunale, ha varato un regolamento che faceva tesoro di una storia anche in parte negativa e comunque di una storia che poi nel tempo si è evoluta positivamente e che quindi ha prodotto un risultato che dai dati che ci ha portato l'assessore sembra un risultato positivo, perché la scelta politica dell'amministrazione è ridurre il traffico veicolare privato. Allora vedi Gianmaria Greco, io comprendo come dire, le esigenze che tu rappresenti, è naturale che se io avevo un diritto e a un certo punto mi viene tolto, è chiaro che in ogni caso a me dispiace, no? Sia io un professionista o un artigiano o qualcos'altro. Ma quando si dice... I professionisti che ricevono gli avvocati fino alle 8:30 oppure altri negozianti
no, in quel modo i cittadini non possono accedere al centro storico. Non è così. Loro possono accedere tranquillamente, mica ci sono le sbarre, mica gli è impedito di accedere. Non possono accedere con la loro auto privata, perché esistono mezzi alternativi e perché noi dobbiamo portare la città ad un maggiore uso dei mezzi alternativi. Questa è la scelta politica dell'amministrazione, che non lo so se non è stata compresa o comunque non viene in qualche modo condivisa. Certo, l'idea di... Ora, abbiamo avuto un emendamento, sono arrivati altri emendamenti. Io direi che la prima seduta di settembre, tra l'altro questo va affrontato in commissione statuto, ma probabilmente faremo commissione congiunta con statuto, come abbiamo fatto per l'approvazione del regolamento. Il primo di settembre, il 3 di settembre, alla prima riunione utile di commissione, mettiamo all'ordine del giorno, ovviamente dobbiamo chiederlo a questo punto all'ufficio consiglio che ci invii queste proposte di emendamento, in modo tale da aprire subito una discussione per verificare quello che è possibile modificare, quello che non stravolge il senso del provvedimento e quello che va sempre verso una riduzione del traffico veicolare in tutta la città. Quindi questa è la scelta politica dell'amministrazione ed è una scelta che viene riconfermata da questo regolamento, quindi da tutta la maggioranza, ed è una scelta che oggi viene riconfermata dai consiglieri e dallo stesso assessore. Quindi andiamo avanti su questa strada. Sono convinto che quando avremo un trasporto pubblico locale ed è imminente, efficiente, avremo una maggiore organizzazione della viabilità cittadina attraverso la ciclabilità e maggiori diritti per i pedoni che oggi non hanno marciapiedi adeguati per muoversi in molte strade della nostra città. Quando avremo una riorganizzazione complessiva della mobilità, e lo faremo nel giro di pochi mesi, non in tempi biblici, comunque entro la consigliatura, sicuramente la città ne avrà avuto un grandissimo vantaggio dal punto di non solo il centro storico, perché la ZT tutti, o se so caduto solo io, siamo caduti tutti, no tutti quanti, Pierpaolo è caduto dalla linea, è caduto il governo, purtroppo. No. Solo la linea di Ernesto Mola che aveva aperto la commissione, solo la sua. Prima era solo la mia, adesso è quella generale. Vabbè, io avevo finito comunque il mio intervento, avevo concluso sostanzialmente le cose che volevo dire. Adesso... Presidente, posso chiedere una cosa? Se non c'è nessun altro. No. Adesso io non ho risposto. Io non so se Luciano Battista, scusami Marco, che non ma vedo. Io non ho risposto a tutti, No? Io non ho risposto a Rotundo e a Greco. Ah, va bene. Allora facciamo finire l'assessore, senatrice, e poi subito le do la parola. Perché avevo risposto a Pasquino e Scorrano e non a Rotundo e Greco. Vai, assessore, scusami. Aspetto qualche secondo che si colleghino tutti, perché essendo... Io intanto disattivo un po' di audio che vedo... Presidente, vuoi far fare un altro intervento? Così magari si collegano tutti e rispondo, perché non vedo forse Greco. Allora, prego, senatrice. Ma io ci sono. Ah, sì, scusami Gianmaria, non ti vedevo. No, giusto per rispondere a chi ha fatto le domande, anche e soprattutto. Va bene, ci sono praticamente tutti. Ok, allora, bene, per quanto riguarda, innanzitutto ringrazio l'onorevole Rotundo per la riflessione che non può che trovarmi in accordo. E volevo aggiungere anche con un pizzico di soddisfazione e rimarcare quello che è stato detto. Questo provvedimento, al netto che non possa accontentare tutti, perché è del tutto evidente che se io avevo 3 pass auto e adesso me ne aspettano 2, sicuramente io non sarò contento, ma parliamo di un numero talmente, non dico esiguo, ma diciamo poco consistente, che i benefici per la collettività sono sicuramente di più, stando a quelli che sono i reali numeri che abbiamo oggi. Se viceversa di quei 2.400 invece erano di più allora rispetto a quello che abbiamo valutato, perché abbiamo riscontrato in questi mesi in fase di attuazione tante esigenze differenti, anche di nuclei familiari scomposti con residenza in città
all'interno della ZTL piuttosto che all'esterno. Quindi sono dei numeri che comunque vanno analizzati con molta attenzione e con l'esperienza e il confronto che stiamo avendo anche con i cittadini e con le motivazioni che ci vengono a riferire nel momento in cui non riscontrano più il diritto ad avere un pass. E torno a quello che stavo dicendo prima, volevo esprimere un pizzico di soddisfazione perché questo regolamento è maturato, diciamo, con la forte condivisione e con una importante sintesi fra tutti i gruppi di maggioranza, perché la nostra amministrazione, che comunque, diciamo, ha una sua natura molto di valutazione politica variegata e differente, ha fatto una perfetta sintesi tra chi magari voleva avere un regolamento un po' più morbido e chi magari aveva un'idea ancora più stringente, e si è riuscito a fare una sintesi. E anche durante il Consiglio Comunale abbiamo accolto, cosa che spesso non accade quasi mai, anche degli emendamenti. Saranno stati pochi, saranno stati non sufficienti, ma abbiamo accolto degli emendamenti che hanno migliorato questo regolamento, penso agli emendamenti del Movimento 5 Stelle piuttosto che dell'opposizione, del consigliere Greco, che era portavoce, diciamo, di quella espressione in Consiglio Comunale. È del tutto evidente che se il regolamento è nato, è stato partorito con la massima condivisione, debba continuare a seguire questo iter anche nelle valutazioni che andremo a fare dopo questo primo step, e quindi le valutazioni per apportare delle migliorie o semplicemente per andare ad includere alcune categorie, perché io non devo nascondermi dietro un dito quando ci sono dei problemi, perché si può pensare il miglior regolamento del mondo e poi arriva l'unica persona che consegna i giornali nel centro storico che ti dice: ma io entro alle 6. Ed è un'unica persona. Bene, giusto, se ne prende atto. E nessuno di noi lo aveva considerato. Va risolto il problema. E così come ci sono tante altre cosette che noi pensiamo che debbano essere corrette, anche con la possibilità di includere delle deroghe sempre previste dal regolamento, così come sono previste per le imprese edili, ad esempio, si può pensare per le ditte di trasloco. Cioè ci sono tante piccole cose che magari ai più sono sfuggite. Quindi la disponibilità normale di maggioranza, ma io la estenderei anche a tutta la Commissione, a tutto il Consiglio Comunale, perché non c'è nessuna preclusione a migliorare il regolamento, così come abbiamo già dimostrato. È del tutto evidente, e mi ricollego all'intervento del consigliere Greco, che la ZTL per definizione stessa è una zona a traffico limitato, e seguendo, diciamo, alcuni ragionamenti che prevedono o che individuano come delle difficoltà per l'accesso veicolare a determinate categorie, verrebbe meno proprio la logica, la ratio della zona a traffico limitato, che serve appunto per limitare il traffico. Ora, le città a vocazione turistica, che noi molto spesso prendiamo ad esempio ed apprezziamo, ma faccio nomi di piccole realtà, non di grandi realtà, sono stato ultimamente a Polignano rispetto che a Ostuni, cioè consentono il carico e scarico all'interno del centro storico un'ora la mattina, e non è un problema delle amministrazioni che devono adeguare e calibrare tutte le esigenze di carico e scarico, perché noi siamo i primi ad indignarci per i furgoni sul corso Vittorio Emanuele che scaricavano e scaricano tutte le ore, ma per evitare questo fenomeno, per evitare che i cittadini, i nostri concittadini, piuttosto che i turisti, possano fare zig zag pericolosamente tra i furgoni e i gas di scarico sul corso Vittorio Emanuele, dobbiamo intervenire con un provvedimento di ZTL. Per quanto riguarda il carico e scarico, poi ripeto, siamo
tra le poche città a garantire un carico e scarico dalle 7 alle 11. Magari su quello dovremmo essere ancora più bravi sulla comunicazione, perché molti pensano di essere penalizzati, aspettano le 10 del mattino per il libero accesso, non sapendo che possono avere il pass di carico e scarico dalle 7 alle 11. Poi in determinate zone la ZTL è aperta fino alle 13, lo stesso il pomeriggio, dalle 15 alle 17 c'è il pass, fino alle 19 in determinate zone la ZTL è libera. Continuo ogni tanto a vedere alcuni commercianti che si indignano per non riuscire a scaricare. Io mi chiedo se può essere colpa dell'amministrazione o colpa del singolo che decide di andare a scaricare nelle uniche due ore, dalle 13 alle 15, in cui non è consentito. Ora, pur comprendendo tutte le difficoltà di logistica, bisogna organizzarsi, perché nel momento in cui le attività sono sempre differenti, c'è chi lavora magari il pomeriggio o la sera che contesta se il camioncino con i fiori va a scaricare a San Matteo perché sta lavorando, viceversa però avrebbe la pretesa di scaricare all'ora di pranzo mentre un altro sta lavorando. Allora si stabiliscono degli orari, si stabiliscono dei criteri e fondamentalmente ci si deve adeguare per il carico e scarico. Per quanto riguarda gli studi professionali, e concludo, noi avevamo inviato il regolamento quando abbiamo invitato al dibattito pubblico alle Cantelmo in data 31 gennaio 2020 anche agli ordini degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri, quindi anche gli studi professionali, oltre ad essere stati invitati, comunque avevamo ricevuto la bozza del regolamento in anticipo per fare le valutazioni. Io ad oggi, come in assessorato, non ho ricevuto personalmente delle istanze per valutare eventualmente delle modifiche da parte degli ordini professionali. Incontrammo prima dell'approvazione del regolamento l'ordine dei medici e dei farmacisti, ai quali spiegammo la natura del provvedimento e che comunque non avrebbe creato nessun limite e nessuna problematica alle loro categorie. Siamo sempre pronti e disponibili al dialogo. Ieri ho incontrato il vicepresidente di ACI anche per un confronto sulle auto d'epoca, quindi con la massima collaborazione, ma l'obiettivo resta quello di ridurre le auto nel centro storico, renderlo più vivibile. Vi posso assicurare che al netto di fisiologici, diciamo, fisiologiche lamentele di chi aveva tre pass, credo che i residenti del centro storico stiano prendendo soltanto beneficio e riescono a ritornare la sera a casa e ritrovare un parcheggio nelle immediate vicinanze. Grazie. Grazie assessore. Allora, sono già le 11.04. Io darei la parola brevemente alla senatrice che l'aveva chiesta un po' di minuti fa, e poi dopo rinviamo la discussione, ne riparleremo ancora i primissimi di settembre. Ripeto, la prima, la seconda, insomma, le primissime commissioni saranno dedicate all'esame degli emendamenti e quindi la discussione ancora approfondita sul regolamento. Prego, senatrice. Le prego, allora accendo il microfono e le chiedo di essere breve, prego. Sì, dicevo, mi compiaccio per questo cambiamento di cultura nel 2021 rispetto soprattutto al centro storico, perché io mi trovai di fronte ad un'opposizione che invece si mise anche a protestare notevolmente nell'aula consiliare quando evitai con un'ordinanza che il centro storico continuasse ad essere attraversato dalle macchine. Quindi mi fa piacere che nel 2021 finalmente siamo arrivati ad una cultura del traffico che sia adeguato ai centri storici delle città d'arte. Io non ho consegnato il mio pass perché l'ho ritenuto, devo dire la verità, un aspetto semplicemente formale, cioè io non entro nel centro storico perché so che è scaduto il mio pass e quindi regolarmente non entro, ma se va restituito lo restituirò, non ho nessun problema. È un biglietto piuttosto, non c'è problema. E appunto dico perché è scaduto, e quindi mi chiedo se non siano anche abbastanza inquinanti e fastidiosi tutti quanti i motorini e tutte le moto che continuano a circolare invece
nel centro storico e che secondo me non, insomma, dovrebbero essere anch'esse regolamentate. Ma le chiedo soltanto un'ultima cosa, Presidente. Quando io mi assunsi la responsabilità di quell'ordinanza, contestualmente però detti vita a quelli che lei ha definito i mezzi alternativi, che mi piacerebbe sapere oggi quali sono i mezzi alternativi. All'epoca i mezzi alternativi che io misi furono erano 6-8 talora minibus elettrici. I mezzi alternativi io non so, io che sono una persona anziana e che non posso entrare per fare il mio dovere di consigliere comunale con la macchina, giustamente non entrerò, se quello è il regolamento non entrerò. Vorrei capire quale mezzo alternativo posso prendere, la bicicletta, il monopattino, non so, la moto, direi che mi riesce un tantino difficile. Non so, suggeritemi quale mezzo alternativo posso prendere, quali gente come me può prendere eventualmente. E se sono stati messi i mezzi alternativi, quali sono appunto? Grazie. Grazie senatrice. Comunque stimolante intervento. Io come primo suggerimento alla senatrice potrei dare come indicazione. No. La linea 29. La linea 29, il parcheggio di Foro Boario, e in 10 minuti la porta all'ingresso di via 25 luglio, c'è il parcheggio di interscambio, 2 euro la sosta tutto il giorno, e da Foro Boario al momento, diciamo, è la soluzione migliore. Forse i minibus elettrici sarebbero più utili. Quelli assolutamente sono da prendere in considerazione, da valutare, perché no, assolutamente, sarebbe sicuramente auspicabile una reintroduzione. Va bene, io vi ringrazio per la discussione interessante e approfondita. Ci rivediamo su questo tema i primi di settembre. Invece la prossima settimana riconvochiamo giovedì nuovamente alle 10 per la prosecuzione, anzi per l'avvio della discussione, del dibattito intorno alla mobilità attiva, la presentazione che ci ha fatto Cosimo Tiffi. Per cui ci rivedremo il 29 su questo tema e poi i primissimi di settembre nuovamente sul ZPL e le proposte di emendamento. Vi ringrazio a tutti, chiudiamo alle 11.09, 10. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci, a presto.